La contrattazione è una mediazione tra interessi, sì o no? Perché se invece diventa che la logica è che l'impresa decide e tu devi semplicemente aderire e sostenere con convinzione le scelte dell'impresa, vuol dire semplicemente che in un modello così chi lavora non esiste più. E tu a quel punto lì non chiedi alle persone che lavorano nella tua azienda di utilizzare la loro testa e la loro intelligenza per far funzionare meglio la fabbrica, gli chiedi semplicemente di aderire a quello che fai tu. E secondo me questo non è un modo per far funzionare bene l'impresa, tantomeno per far funzionare bene la Fiat, che se ha dei problemi è anche perché i metodi di lavoro che sono stati utilizzati non vanno in questa direzione. Ed è questa la ragione che ci ha portato noi a non firmare quegli accordi. E avendo io fatto le assemblee, perché guardate, vi dico solo questo, io l'ho trovato un po' strano, fanno un accordo, ai lavoratori non avevano distribuito il testo dell'accordo, l'abbiamo distribuito noi come FIOM, abbiamo fatto 5.500 copie del testo integrale, senza commenti, e l'abbiamo dato ai lavoratori dicendo leggetelo, perché è sufficiente leggerlo per capire che è meglio non applicarlo, non c'è bisogno di fare scuole particolarmente alte. Se uno legge quell'accordo e poi dice cosa succede a lui come lavoratore, se è libero dice di no. E infatti nelle assemblee partecipatissime, perché le abbiamo fatte solo noi le assemblee retribuite alla Fiat, noi e i capi, la Fiat, che si è messa anche lei a fare le assemblee, forse faceva una formazione ai futuri delegati, gli dicevi cosa debbono fare, che i delegati non debbono più essere delegati sindacali, ma debbono essere delegati aziendali che piacciono alla Fiat, se no non lo fai, può essere un'evoluzione di modernità. Noi abbiamo fatto le assemblee e noi abbiamo detto ai lavoratori, noi non vi chiediamo di essere degli eroi, perché quando uno è sotto ricatto, e se uno ti dice dimmi di sì se no sei tu che ti licenzi, io so cosa vuol dire vivere e lavorare per vivere, so cosa significa. E noi gli abbiamo detto badate che a prescindere da quello che voi votate, la FIOM e la CGIL un accordo così non lo firmeranno mai, perché firmare quell'accordo vuol dire cancellare l'esistenza del sindacato e togliere la possibilità ai lavoratori di cambiare ancora quella condizione. E io ho trovato molti consensi, perché c'era la fila a venire a parlare con noi anche di quelli che votavano sì, che sono venuti in tanti a dirci, sai che c'è, avete ragione, non firmate quell'accordo, per fortuna che ci siete voi, ma io non posso votare no, non me la sento, perché ho il mutuo, perché sono separato e c'ho il figlio, perché non ce la faccio, perché ho paura, perché se davvero Marchionne dice che non vuol più fare l'investimento e chiude la fabbrica, io dove vado, che cosa faccio? Allora da quel punto di vista lì, il coraggio della maggioranza degli operai, perché questo è successo, che la maggioranza degli operai di quella fabbrica, nonostante il ricatto, ha avuto il coraggio di dire di no, che non accetta un lavoro senza diritti. Un atto di dignità di questa natura parla al Paese, parla al Paese, perché non parla solo per sé, parla anche per un futuro.